Reinventarsi un lavoro, acquisire nuove competenze, rimettersi in gioco. È questa la sfida che hanno affrontato e vinto Simone e Virginia, grazie ai corsi upskilling e reskilling, percorsi di aggiornamento finanziati dalla Regione Toscana, che permettono a chi ha smarrito la propria rotta lavorativa di ritrovare la strada giusta. Io sono Ilaria Giannini e questo è Storie Possibili, il podcast che racconta le storie dei beneficiari di Giovani Sì, il progetto della Regione Toscana che aiuta i ragazzi e le ragazze a rendersi autonomi, sostenendoli nei loro percorsi di studio, formazione e lavoro. Virginia, dopo un passato da pittrice e dopo aver lavorato a Londra nel campo del marketing e della comunicazione, voleva realizzare il suo sogno imprenditoriale, produrre e vendere una linea di abbigliamento sportivo completamente sostenibile. Il corso Reskilling l'ha aiutata ad acquisire le competenze necessarie e oggi ha aperto la sua attività. Io vengo da un'esperienza lavorativa all'estero, per circa 10 anni ho vissuto in Inghilterra e da circa 2 anni sono tornata in Italia. Per 2 anni ho lavorato nel mio settore principale, che è appunto la parte commerciale e visual di grandi marchi nel campo dell'abbigliamento. E ad un certo punto ho deciso di realizzare il mio progetto. Il mio progetto riguarda la realizzazione di capi tecnici sportivi completamente con materiali sostenibili. Mi serviva comunque un corso che mi aiutasse a sviluppare alcune competenze e il corso che ho svolto presso lo IED di Firenze mi è servito appunto per fare questo switch, per sviluppare le mie competenze a livello di marketing e a livello di valorizzazione del prodotto. Simone, diplomato in ragioneria, ha frequentato per un po' la facoltà di economia e commercio, ma l'università non faceva per lui. Ha svolto diversi lavori, trovandosi poi disoccupato nel 2018. Poi lo scorso settembre ha frequentato il corso upskilling per addetto alla conduzione carrelli elevatori e così è stato assunto in un'officina meccanica, risollevandosi da una fase difficile della sua vita. Ho frequentato un corso che mi ha permesso anche di trovare lavoro, che mi ha aiutato a migliorare le mie capacità e soprattutto ho dimostrato ai miei attuali datori di lavoro la voglia di migliorarmi. I miei datori di lavoro sono rimasti colpiti dalla mia voglia di rimettermi in gioco, dalla comunque sia anche personalità con cui l'ho fatto e questo mi ha permesso di trovare lavoro, ecco, in questa ditta. È stata, io credo, un'opportunità di rivalsa e di rivincita. Credo che tutti i ragazzi, i giovani che non, magari sono fermi o in difficoltà possono iniziare a frequentare un percorso formativo sia per migliorare le proprie conoscenze di base sia per quello che è inerente a migliorare la propria posizione lavorativa. I corsi upskilling e reskilling sono finanziati dalla Regione all'interno di Giovani Sì in attuazione del programma GOL. Sono gratuiti e aiutano a entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Per trovare il percorso giusto basta rivolgersi ai centri per l'impiego sul territorio, come spiega Simona, che lavora nella sede di Empoli. Ai ragazzi e alle ragazze che si sentono pronti per fare il primo passo verso la loro autonomia, suggerisco poi di farne il secondo verso il centro per l'impiego più vicino. Sono luoghi virtuali ma anche reali dove si offrono delle opportunità formative, quindi legate alla scelta dell'istruzione superiore dopo il diploma, alla scelta dell'università, scelta di corsi di formazione professionale, opportunità di tirocini, quindi di esperienze direttamente in azienda. Ma ci sono anche opportunità di fare volontariato attraverso il servizio civile e tutti quei progetti che sono presenti nella pagina Giovani Sì di Regione Toscana, quindi supporto alla legalità, alla partecipazione, al sociale, cultura, sport, musica, eccetera. Venite all'accoglienza e vi daranno tutte le informazioni di quali sono i servizi a voi dedicati. Potrete richiedere di fare un colloquio individuale durante il quale si definirà insieme l'obiettivo professionale. Ma se questo obiettivo vi sembra troppo difficile da raggiungere
Non vi preoccupate, perché dovete considerare il centro per l'impiego un po' come la vostra palestra, dove potete allenarvi a scrivere il curriculum, a scrivere una lettera di presentazione, a fare delle simulazioni, dei colloqui di lavoro in azienda.